Grazie per il tuo click su iscrizione, grazie per avermi dato una lezione, grazie per le ore che mi hai dedicato, grazie per ogni tuo commento azzeccato. Un saluto va a tutte le persone vere, fortuna che ci siete, non siete solo chimere. Un saluto a chi mi segue già da tanto tempo e dice che interrompo i giorni fatti da uno stampo. Non mi vanto perché non ce n'è ragione, non mi stanco, fare il video da un milione. Senza senso ogni commento di un coglione, pensi che ci rimanga male, è solo una tua illusione. Grazie per il tuo click su iscrizione, grazie per avermi dato una lezione, grazie per le ore che mi hai dedicato, grazie per ogni tuo commento azzeccato. E poi ci sono quelli a cui brucia il culo, su YouTube non posso, ma qui vai a fare il culo. Ammetto che l'inglese lo mastico poco, e se sbaglio una parola mi metti al rogo. Tu scrivi non sprogoto, ci capisco poco, non capisco se il tuo cervello è messo a fuoco. È vuoto, zero speranza, il tuo neurone che gira da solo in quella cazzo di prigione. Grazie per il tuo click su iscrizione, grazie per avermi dato una lezione, grazie per le ore che mi hai dedicato, grazie per ogni tuo commento azzeccato. Grazie per il tuo click su iscrizione, grazie per avermi dato una lezione, grazie per le ore che mi hai dedicato, grazie per ogni tuo commento azzeccato. Ciao a tutti ragazzi da Dark Lucifer. Ovviamente questa volta siamo su Spreaker ed è una puntata che si chiama Dark Live. Oggi ovviamente è il 10-10-2012, quindi il 10 ottobre, sì, si dice ottobre, posso dirlo? Regia? Sì, penso di sì. Sei definito una merda, No, ho solo detto ottobre. E quindi che dire ragazzi, intanto volevo iniziare la puntata ringraziando come sempre tutte le persone che ci sono sempre, che mi scrivono: dai, fai un live Dark, fallo su Spreaker, fallo su Google, vaffanculo. No, vaffanculo non è bello. Comunque tutti quelli che mi continuano a supportare. Beh ragazzi, che dire, grazie mille a voi, perché grazie a voi che poi io continuo a fare le cose, perché se non vedessi un riscontro eviterei direttamente di farle. Ad oggi ho fatto questa puntata per dirvi un po' di cose, per parlare un po' insieme, per passarci questa mezz'oretta, se sarà una mezz'ora, magari anche meno, in completa tranquillità, senza filtri, senza censure, senza nulla. Se suonerà il telefono sentirete il telefono suonare, se non suonerà non mi cerca mai nessuno. Che dire, intanto parlerei immediatamente di YouTube, che da qualche giorno che rompe un po' le balle, nel senso che mettendo un video non viene subito pubblicato, piuttosto che l'anteprima non viene vista immediatamente, gli hangout fatti da Google Plus non passano come si deve, insomma ci sono un po' di problemi. Sicuramente legati all'intenso traffico o al fatto semplicemente che non hanno un cazzo voglia di metterci le mani sopra. E vengono fuori queste cagate. Sì, posso dirlo cagate, vero regia? Si è definito una merda, Sì, un po' sì. Faccio subito un salutone alle persone che sono presenti in live in questo momento. Ragazzi di Facebook, per favore, se state ascoltando la puntata da lì, passate, se volete scrivermi qualcosa, passate sulla chat live di Spreaker. È molto semplice, basterà entrare su Spreaker, mettere i vostri dati di accesso, anche quelli di Facebook vanno più che bene, e poter scrivermi in diretta, così almeno io non dovrò sempre cambiare finestra, se no non mi passa più. Un salutone a uno di questi, per esempio Salvatore, che mi ha scritto: grande Dark, ciao bello e benvenuto in questa nuova puntatozza. E che dire ragazzi, si stava parlando proprio di YouTube, che ha qualche piccolo problema, anche se molti
non lo vogliono dire oppure fanno finta di niente, ma YouTube ultimamente problemi ne ha da vendere. E spero che comunque non ricapiti quello che capita ogni tanto, spesso, ogni troppo si può dire, sì, che mangia gli iscritti. Sì, ogni tanto ci svegliamo, siamo andati a dormire la sera prima che avevamo 1900 iscritti, ci svegliamo e ne abbiamo 1300, e lì partono le bestemmie, le scomuniche direttamente dal Vaticano a casa nostra, comodamente seduti sul vostro divano. Innanzitutto non è neanche coperta da copyright, immagino, perché questa registrazione finirà anche su YouTube. Se mai fosse coperta sarei rovinato, perché sì, mi spezzerebbero. Un salutone anche a Pierpaolo, che è appena entrato anche lui. Non lo sapevo della chat, bene, ora lo sai. Un salutone anche a te. Sì ragazzi, molti non sanno bene come funziona Spreaker, ma è veramente molto molto semplice. Due di voi lo hanno già fatto e sono ancora vivi e vegeti. Fatelo anche voi. Qualcuno ha avuto le palle di farlo. E voi cosa state aspettando? Entrate nella chat live di Spreaker! E mentre cazzeggio come un buon pirla, che dire, a parte salutare tutte le persone che sono presenti, ovviamente darò un'occhiata giusto adesso per i primi minuti di radio anche alle persone che mi hanno salutato su Facebook, ciao a tutti, però entrate di qua, non c'ho voglia di passare a Facebook, non c'ho voglia! Ovviamente il mi piace, chi me l'ha messo già alla trasmissione, abbiamo Salvatore, ovviamente anche la mia piccola Lilith, un bacione, ovviamente un bacio, tanti baci, pure troppi, troppi baci. Ok, sono troppo mieloso, adesso poi divento appiccicoso e mi viene anche qualche malattia. E oltre a YouTube, che altro vorrei dirvi? Ci sono delle novità. Novità che magari per qualcuno potrebbero essere viste in maniera un po' negativa. Ma ragazzi, non prendetela come una cosa brutta. Prendetela come una rinascita. Perché dico questo? Perché vi anticipo un video che sarà presente sul canale Dot Game. Sì, avete capito bene, proprio Dot Game. E non Dark Lucifer, non Marines, non cattivo, ma semplicemente Dot Game. A breve ci sarà questo nuovissimo filmato, video, insomma chiamatelo un po' come vi pare, dove vi dovremo spiegare un paio di cose. Mo' ve lo dico. Eyes open wide, it's just bombs and propaganda. We're on your side, now he can try for a tree. But the good times that you had, whatever happened to the bridges of love. Sono i Dot Game, sono sempre qua, e li puoi trovare nella tua città. Sono i Dot Game, pazzi più che sì. Sopra le note di questa canzoncina che avevo fatto proprio per Dot Game, vi spiego un po' di cose. Dai, è arrivato il momento di parlare un attimino, anche perché a breve vedrete questo video. Allora, per chi avrà già sentito questa puntata sarà già preparato e potrà anche non vedere il video, oppure guardate il video e sentite anche la puntata, oppure sentite la puntata e guardatevi il video, insomma fate quello che vi pare. L'idea è questa, ragazzi. Sia cattivo, quindi Mr. Cattivo o Cattivo Dot Game, chiamatelo un po' come vi pare, ormai lo conoscete tutti, e sia me, quindi Dark Lucifer, e sia anche Zio Marines 078, abbiamo tutti un canale a parte, quindi un canale dove mettiamo video soltanto per noi. Io ricordo che il canale Dot Game è stato creato dopo il canale Dark Lucifer, quindi io già mettevo video prima direttamente nel mio canale e poi ho spostato un po' delle mie, un po' un cazzo. Ops, volevo dire acido in bolino, volevo dire un po' un cavolo. Ecco, ho spostato un po' dei miei video, di tutto il mio tempo, direttamente sul canale Dot Game. Perché? Perché mi andava di continuare questo progetto e vedere fin dove ci potevamo spingere.
A dire il vero, il progetto è andato molto bene per un bel po' di tempo e anzi siamo arrivati anche a una cifra di 3.000-3.400 iscritti che a parer mio non sono assolutamente pochi. Ma poi come al solito, come spesso accade, un po' per problemi di tempo, un po' per mille altri problemi, un po' anche perché avevo questo mio canale e volevo seguirlo un po' di più, ho passato un po' la palla anche agli altri perché giustamente volevo seguire anche il mio di, tra virgolette, molto, molte virgolette, il mio sogno. Posso dire così? Se non posso dirlo, è uguale. E quindi, che dire, siamo andati avanti un po', sono andati avanti un po' per loro, tra di loro, così. E ora, visto che il canale ormai ce l'abbiamo un po' tutti, chi più o meno avviato, però lo abbiamo, abbiamo deciso di chiudere Dot Game. Lo so che adesso in questo momento ci sarà una specie di laser puntato sulla mia testa. Cos'è? Oh mio Dio, un cecchino! Però l'idea è questa: chiuderemo il canale Dot Game, nel senso che non ci sarà più neanche cliccabile. Quindi, anche perché? Perché se lo lasciamo aperto siamo vittime di stalker di ogni genere, gente che ci insulta, gente che ormai il canale Dot Game è una merda, ma non fate video, siete degli stronzi. Insomma, ormai è solo diventato un po' un, non so, un accumulatore di insulti, mettiamola così. Anche perché non seguendolo, quando ci viene detto che non mettiamo video, non possiamo neanche ribattere in maniera negativa o comunque dare un'idea di quello che vogliamo dire. Perché? Perché è vero, non ci sono più video e quindi ognuno di noi, mettendo video sul proprio canale, non li mette sicuramente sul canale del team. Quindi ragazzi, questo è un comunicato ufficiale e ufficioso e ufficiante, mi piace ufficiante, è molto figo. Il canale Dot Game, a breve, nel senso inteso come magari una settimana o due, non esisterà più proprio su YouTube. Quindi non esisterà più Dot Game come gruppo, esisterà sempre Zio Marines, esisterà sempre Cattivo, idem Dark Lucifer. Ma ci troverete in canali separati, quindi ormai penso che avete già visto un po' di video dove, per esempio, io e Cattivo abbiamo fatto vedere il canale di Cattivo, appunto, e c'è anche Marines che ha aperto il suo canale e penso l'avete visto un po' tutti. Poi sulla pagina Dot Game c'è un po' dappertutto. E non vi resta che dare un'occhiata e se vi fa piacere, sempre se vi fa piacere, potrete iscrivervi ai canali di ognuno di noi. Facciamo iniziare subito un'altra, con la voce molto nasale, con una voce molto così, una voce particolare. E mentre inizia questa nuova canzone, la aumento un po' di volume. Oh, un salutone ad una nuova entrata. Sì, abbiamo Sara. Ciao bella. Qua si fanno le dirette. Well, God bless you and your man. Though he's untrue to you again and again. And I feel sure I could be more than just your very good friend. But God bless you and your man. Per chi si fosse sintonizzato adesso, oppure che volesse sapere cosa ho detto nei 5 secondi prima di quando si è sintonizzato, semplicemente ragazzi, Dot Game sta per chiudere, quindi tutto il canale Dot Game, inteso come YouTube, Facebook, tutto quello che è collegato a Dot Game sta per chiudere. Ma come ho già detto, non vi prendete male, oppure non stateci così, sembra una cosa brutta, ma vedetela come una rinascita di Zio Marins, una rinascita di Dark Lucifer, una rinascita di Cattivo. Perché ognuno di noi ha aperto il proprio canale e sarà possibile seguirci anche, diciamo, distintamente. Potete seguirci
uno alla volta, uno per volta, oppure tutte e tre insieme, vedete i tre video e ve li guardate su tre schermi differenti, uno in cuffia, uno in un auricolare, uno con le casse del televisore, ed è una cosa veramente bella. Non so se riuscirete a capire qualcosa, ma è veramente spettacolare. E per parlare un po', per tirarci su un po' il morale, perché sinceramente un po' mi dispiace chiudere una bella avventura, che però è stata questa, una bellissima avventura che è partita così dal nulla e finirà comunque con dei bei risultati. Ci siamo fatti conoscere, anche perché senza diciamo questi day one rotti e senza anche le altre persone del gruppo, magari adesso io non avrei neanche messo altri video sul mio canale, oppure non mi sarebbe più venuta voglia di fare video e quindi il canale Dark Lucifer non esisterebbe neanche più di tanto, anche se è stato creato prima, però magari non mi andava di fare altri video e continuare questa cosa, e quindi è stato sicuramente una bella rampa di lancio anche per gli altri, comunque anche per Cattivo, anche per Marines. Ci siamo lanciati ognuno nel suo ramo, io a fare sempre unboxing e a fare il cazzaro del gruppo, come è giusto che sia, e Marines a trovare le offerte, faceva il cazzaro insieme a me sicuramente, con tutti i pazzi per D&D. Ragazzi, che dire, è stata veramente una bellissima, bellissima avventura. E si sa, le avventure di questo genere iniziano e non si sa mai se finiscono, però quando finiscono sembra sempre una cosa brutta. Però vedetela, come vi ho già detto, come questa rinascita. Potrete godervi comunque i video che faremo, e io già ne sto continuando a fare. Vi ricordo che grazie a Tom's Hardware adesso ho anche la partner, quindi ovviamente non lo faccio per soldi perché non è quello che mi interessa, però nell'insieme fa piacere anche vedere un interessamento di magari persone di siti importanti che guardano il proprio canale, magari si può fare cose già un po' più carine, come avevo detto, si spera che c'è un progetto, che sarebbe quello che Tom's Hardware dovrebbe inviarmi degli oggetti da recensire, quindi si potrà parlare di dalle schede video magari, e si vedrà, a magari anche casse per il PC piuttosto che cellulari non lo so, però potrei chiedere. Comunque qualsiasi cosa riusciranno a inviarmi io la recensirò e finirà come al solito nel canale Dark Lucifer. Quindi non vi preoccupate, i Dot Game non hanno segnato la fine, diciamo, di un'era, oppure adesso che chiude Dot Game nessuno farà più video, è semplicemente una chiusura di una piccola, diciamo, parte del nostro cammino per iniziarne un'altra, aprire un grande portone, un grande viale con una strada bellissima. Dovevo respirare anch'io, piena di cose molto belle, e spero che grazie a voi si potrà continuare tutto questo. Ora ragazzi, un piccolo, veramente piccolo momento di pubblicità e arrivo fra pochissimo, metterò anche una canzoncina sui Dot Game fatta da me, quindi ragazzi state qua, la pubblicità penso che durerà 30 secondi. Fra poco. Sono i Dot Game, sono sempre qua e li puoi trovare nella tua città. Sono i Dot Game, pazzi più che puoi, adesso che lo sai, canta con noi. Iscriviti al mio canale, muoviti, dai, iscriviti ora!
Sì, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché fa bene, porta fortuna, porta culo, porta vincite, danari che dovrete poi spartire con me sicuramente, ma fatelo che porta bene, dicono. E vediamo un po' anche i commenti, ora finalmente posso lanciarmi sui commenti della chat di Spreaker. Abbiamo Sara che dice grazie del saluto, evviva la music, vai così, grazie mille. Poi sempre lei che sorride, poi mi dice siamo quasi a 2000, cosa farai ai 2000? Ci inviti tutti a cena? Beh, tutti a cena, ragazzi, siete 2000, calcolando che come minimo vi spazzerete almeno 50 euro di roba in un ristorante, penso che non converrebbe le mie saccocce, però farò qualcos'altro, immagino. Farò un bel concorso, sì, un concorso, ho incominciato ad avere qualche idea, penso che questa volta vi chiederò un video di risposta per partecipare al concorso, il video che mi farà divertire di più vincerà, però tante piccole cose ancora non ve le voglio svelare, si vedrà, si vedrà. Pollon. Questa qua l'ho fatta quando ero ancora... ero un gagno ancora, gagno tra virgolette, aperte parentesi, bambino piccolo, oppure si dice anche boccia, bambino piccolo. Una volta da noi, alla mia età, quando si era piccoli non ci chiamavano bimbi minchia, ci chiamavano boccia. E così, purtroppo, ogni epoca ha i suoi nomignoli. Salvatore invece mi chiede se farò un video super pazzo per forza. Sicuramente, assolutamente, anzi già fatto ragazzi. Già fatto e già pronto per essere uploadato, ma lo farò durare la notte. La notte è il momento migliore per buttare sui video su YouTube. Quindi domani, penso dalla tarda mattinata, immagino, sarà pronto il video demo di Forza Horizon, Horizon, chiamatelo un po' come vi piace, e con me che faccio il pirla a 360 gradi, come siete ormai abituati a sentirmi. È strano non sentirmi pirla, se non fossi pirla non sarei io. Un saluto anche a Dario che è appena entrato. E mentre abbasso piano piano il suono di questa canzone, ragazzi, ogni tanto provo ad impostare la mia voce molto più radiofonicamente parlando. Intanto un salutone a Dario che mi dice grazie del saluto. Sono Xbox 360 Ita, grande, anche tu qui sei un mito. Ho notato, e questa cosa la dico, che più o meno nei live di YouTube, quelli quindi fatti tramite l'hangout di Google, piuttosto che nei live di Spreaker, ci sono sempre un po' le solite persone. E mi fa piacere perché comunque ho questo pubblico fidelizzato. Come parlo grosso oggi. E questa è una cosa veramente bella che mi fa piacere. Avere persone che mi stimano, beh, sicuramente è una cosa meravigliosa. Un altro brano da me remixato, ragazzi. Sulle mani si va in alto. Solo che ci mette un sacco con l'attacco, quindi potrei parlarci sopra tranquillamente, anche perché mi sono rimasti 6 minuti di spazio radio. È bello così, spazio radio. Ma vediamo. Ormai sono un po' ubriaco, diciamolo. E vedremo se ne farò subito un'altra oppure aspetterò domani. Staremo un attimino a vedere. Intanto leggiamo. Ma tu sai fare tutto, sei peggio di Bob. Bob Marley? Ecco
quindi mentre qua si parla anche di queste cose ringrazio tutti, magari sapessi fare tutto, anche perché se sapessi fare tutto come minimo sarei alla NASA e sarei carico di soldi, sarei bello famoso e avrei un Ferrari, ecco. Va bene così. Ecco, bene, mi piace questo sorrisino molto carino. Ma dalla regia mi viene detto che c'è una nuova pubblicità da farvi sentire. È l'unico frutto dell'amor. È l'unico frutto dell'amor. È la minchiazza, è la minchiazza. È l'unico frutto dell'amor. È la minchiazza del tuo cuore. Sta parte poi diventa un po' volgare. Iscriviti al canale di Dark Lucifer. Non aspettare. Grande Dario, che addirittura mi sta dicendo che sta già salvando dei video. Spettacolare. Che dire, ragazzi, mi fa bene al cuore tutto questo. E quindi, visto che siamo alla fine di questa puntatozza, direi di iniziare a fare qualche saluto. Il saluto lo faccio sicuramente a tutte le persone che erano presenti in questo momento, ma può essere che facendo già una puntata subito dopo questa vi potrei ribeccare fra qualche secondo su un'altra puntata, quindi noi ci saluteremo meglio dopo. Ma vorrei salutare tutte le persone che si sono perse questo live e vi verrà la diarrea, mi dispiace ragazzi, però vi tocca, non ci siete stati sul live, quindi diarrea fino a domani. Per i mix uso un po' di Cubase, Fruit Loops, Magic Music Maker e molti altri, tutto quello che mi serve poi per fare, non so, le vocine piuttosto che fare il pirla o creare qualche suono. Iscriviti al canale di Dark Lucifer. Non aspettare, iscriviti al suo canale. Se aspetti poi, sono cazzi tuoi. E molto meglio se ti iscrivi ad Lucifer. E dopo anche questa sponsorizzata automatica dalla mia canzoncina, non ho capito un cazzo. Beh, l'importante è come... No, comunque dicevo Cubase, Fruit Loops, Magix Music Maker e qualsiasi altra cosa che si può collegare a queste cose così tramite UST, che sono dei plugin che si inseriscono all'interno di questi programmi e ti danno la possibilità di avere, non lo so, il pianoforte piuttosto che la chitarra, piuttosto che un vocoder, piuttosto che quel cacchio che ti pare. Potrei parlare a macchinetta per ore e ore ed ore, ma eviterò. Ragazzi, che altro dire, questo live finisce inesorabilmente qui, ma se vi farà piacere, se vi va in questo preciso momento, ne faccio immediatamente un altro, difatti lo chiamerò Dark Live 2, 10, 10, 12, e così ci faremo un'altra mezz'oretta o altri 15 minuti, staremo a vedere. E che dire, un salutone a chi non c'è stato, ma la diarrea lo colpirà sicuramente. Un salutone ad Archangel e famiglia, un salutone anche a Drio Akuma, che in questo momento purtroppo non erano presenti per ovvi motivi e per ovvie ragioni. E ragazzi, passiamo dall'altra parte. Ci passiamo. O no, non passiamo. Sì, passiamo. No, sì. Siete finito una merda, eh? Chi non passa dall'altra parte questa notte si caga addosso. Si fa la cacca addosso. Si sveglierà pieno di cacca.